Ciao a tutti, sono le 2:30 e vi mostro questo spiraglio di sole nordico di fine dicembre. Allora, sempre parlando di propaganda, perché è il mio tema preferito in questo periodo, volevo parlare specificamente di doppi standard, ovvero quando si usano due pesi, due misure per valutare due diversi fatti. Questa è una dei fondamenti, secondo me, della propaganda, quando si trattano fatti diversi con criteri assolutamente diversi. Allora, facciamo l'esempio delle sanzioni alla Russia. Lega e Movimento 5 Stelle dicono che le sanzioni alla Russia devono essere eliminate subito, perché sono inutili per raggiungere lo scopo di restituire la Crimea all'Ucraina e controproducenti per l'economia italiana. Nessuno però sembra entrare nel merito e vedere se effettivamente queste sanzioni sono giuste o meno. Se noi consideriamo, se noi crediamo che la Crimea sia stata sottratta in maniera illegale dal punto di vista del diritto internazionale, beh, probabilmente possiamo anche dire che le sanzioni sono giuste. Però poi, se facciamo questa parabola di un padre che ha 3 figli e che quando questi sbagliano, litigano tra di loro, magari punisce sempre e solo un figlio, uno di questi, sempre lo stesso, punisce solo lui, benché tutti e 3 sbaglino. Questo è un padre giusto? Lascio a voi l'ovvia risposta. E vi dico quali sono i 3 figli. Beh, uno è la Russia, si sa, che è figlio sempre punito, e gli altri 2 figli sono Israele e la Turchia. Israele sta occupando da anni e continua sempre a occupare sempre di più la Cisgiordania, controlla la striscia di Gaza illegalmente, ha un blocco marittimo e anche sui cieli della striscia di Gaza e occupa anche le alture del Golan che sono in Siria, che spettano alla Siria. Queste occupazioni sono, secondo il diritto internazionale, illegali, non lo dice la Russia, non lo dico io, lo dicono le Nazioni Unite, sono illegali, però se ci pensiamo come trattiamo Israele, non abbiamo nessuna sanzione, adesso si parla addirittura di etichettare i prodotti che Israele produce nelle zone occupate, metterci un'etichetta per far sapere ai consumatori che vengono da là. Beh, insomma, sembra un po' ridicolo, no? Come se togliessimo le sanzioni alla Russia e etichettassimo i prodotti che vengono dalla Crimea. Insomma. E la Turchia? Perché ho nominato la Turchia? Beh, la Turchia, ma questa è una cosa che non, probabilmente in pochi sanno perché non se ne parla assolutamente. E qui sta, secondo me, un grande esempio di propaganda. Al contrario, la Turchia occupa un paese dell'Unione Europea. La Turchia occupa tutta la parte nord di Cipro. Cipro è un paese, è uno stato membro dell'Unione Europea che è occupato da, non so, 40, forse anche di più, 40 anni dalla Turchia. La parte nord è controllata militarmente dalla Turchia. Un'occupazione anche questa che tutti considerano, tranne la Turchia, illegale. Però ci sono sanzioni contro la Turchia per questo? Assolutamente no. Anzi, si parla di togliere i visti per l'Europa e in futuro anche magari di entrare nell'Unione Europea. Beh, insomma, vedete voi. Per questo io dico che le sanzioni alla Russia sono ingiuste. Sono ingiuste non tanto perché, dopo parleremo anche di questo, dell'annessione, perché
dal punto di vista legale non è così bianca e nera la cosa, se consideriamo il precedente del Kosovo, che è in un certo senso abbastanza simile. Ma anche considerando che la Russia abbia agito in modo totalmente illegale, queste sanzioni sono comunque ingiuste. O si mettono sanzioni per Israele e per la Turchia, oppure si devono togliere alla Russia. Cioè, c'è poco da fare. Queste sanzioni sono state imposte per volontà degli Stati Uniti d'America, che hanno fatto pressioni sui nostri leader europei, che come al solito hanno obbedito. Però diciamo sono assolutamente ingiuste e sono inutili. Questo sì, lo dicono anche Lega e Movimento 5 Stelle, perché è impensabile che la Russia restituisca la Crimea, è impossibile, non lo farà mai. Mentre se noi avessimo delle sanzioni contro la Turchia, per esempio, beh, o anche contro Israele, quelle al contrario potrebbero servire, perché questi paesi dipendono molto da noi per le loro esportazioni. La Turchia poi, se vuole entrare in Europa, deve ascoltarci assolutamente. Ecco, invece mettiamo sanzioni inutili contro un paese che magari ne soffre un po', ma che può benissimo stare anche da solo, perché è un paese immenso, ha le risorse per vivere da solo. E così. E il fatto che i giornalisti non parlino di queste cose è, secondo me, propaganda, una forma di propaganda. Questo è quello che volevo dirvi. Vi saluto. Ciao ciao.